troppo, però quasi. Qua c'è molta Napoli, moltissimo, moltissimo. Barocco. Barocco, ma proprio l'influenza, perché Lecce viene buttata da terra e ricostruita nel 1500-1700 quando ci sono gli spagnoli e Napoli capitale. Quindi tutto da Napoli arriva. E ancora oggi, anche nella tradizione culinaria, c'è Napoli. Il nostro dolce tipico, il pasticciotto, crema pasticciera e pasta frolla. La marena dentro. E così. La marena, sì. Allora, signori, fate conto che fino al 1500 questa terra era la una propaggine dell'impero dell'impero bizantino. Cioè, noi siamo stati sotto l'orbita dell'impero bizantino per secoli e secoli dopo la caduta dell'impero romano. Per la vicinanza geografica con l'Oriente, noi abbiamo visto soltanto, guardato solo Oriente. Fino al 1500, qua c'erano chiese greche, monaci greci, rito greco, lingua greca. Pensate che ancora oggi, nel cuore del Salento, c'è la Grecia salentina, che sarebbe sono 9 paesi dove ancora si parla il greco. Greco, sì. Il dialetto, cioè il greco antico contaminato dal greco. Una lingua che si parla solo qua. Sì. E che ci conferma quanto forti sono state queste influenze, se ancora oggi si parla. E quindi questo era il Salento. E dico Salento, non dico Puglia, perché è il Salento che ha questa posizione geografica così particolare. Tutta esposta a Oriente, una penisola nella penisola, bagnata da due mari vicinissimi. Quindi veramente una serie di caratteristiche che hanno reso una storia incredibile, perché tutti i popoli si muovevano dall'Oriente verso l'Occidente, e l'Occidente era noi, e tutto si muoveva nel Mediterraneo in questa direzione. Il Salento era la prima terra che ci si trovava. Otra anche il Brindisi, sono state le terre più toccate nella storia fino al 1600. Perché poi via via c'è la scoperta dell'America, si sposta nel traffico sull'Atlantico, il Mediterraneo perde importanza e quindi la storia di queste terre poi cambia. Però sono 2-3 mila anni di storia che sono passati tutti qua, insomma, no? Quindi ecco che proprio perché questa era una terra così strategicamente esposta e così orientalizzata che gli spagnoli non c'entrano le loro attenzioni. E quindi questa terra viene presa proprio di mira dagli spagnoli ferventi cattolici, fanatici cattolici, appoggeranno la chiesa di Roma che dovrà ovviamente sostituirsi a quella greca e così tutto il resto. Quindi comincia con gli spagnoli questo processo proprio di conversione da Oriente a Occidente e la città di Lecce diventa proprio queste manovre politiche religiose. La ricchezza dei monumenti, no? Non solo a Lecce ma in moltissimi paesi del Salento, ci ricorda proprio questo passaggio storico in cui gli spagnoli, per avere il controllo di tutto, incentivano proprio la presenza qui di commercianti, alta borghesia, nobiltà. Qua c'erano interessi commerciali, a parte per la posizione geografica, anche per il business proprio che la terra offriva, perché noi avevamo l'olio lampante più richiesto al mondo. Fino al 1800, fino a che non è arrivata l'energia elettrica, se non fosse arrivata ancora saremmo ricchissimi grazie a questo olio lampante, perché è quello del Salento più richiesto al mondo, veramente. Non è che lo dico perché sono stati tutti, perché aveva tre caratteristiche richiestissime: bruciava a lungo, non puzzava e non faceva fumo. Queste caratteristiche gli venivano conferite dal fatto che erano olive lavorate sottoterra, nei fattori Poggei, dove ci sono tassi di temperatura e umidità fissi tutto l'anno, tali da dare queste tre caratteristiche. Solo in questi luoghi c'era questo tasso di umidità, per cui una serie di caratteristiche che hanno determinato questa cosa. E quindi ecco che il Salento si trasforma. E la città è così bella perché è piena di chiese e di palazzi, che sono l'espressione proprio di questi movimenti di cui abbiamo parlato, politici e religiosi, no? Perché poi la chiesa di Roma, per ostentare la propria presenza, costruisce un numero di chiese sproporzionato anche al numero di abitanti. C'è una più chiese e più tanti.
E tutti i signorotti potenti che arrivano in città costruiscono i loro palazzi gentilizi e quindi la città diventa così bella come oggi, ancora la vediamo. Altro elemento è la pietra leccese, perché se non avessimo avuto la pietra leccese mai avremmo avuto questo parocco e queste strade così belle, perché poi vedete che questa pietra è bella esteticamente, è rosa, dorata. E quindi nelle giornate d'estate veramente i turisti che passeggiano sono accolti proprio. Allora, signori, tutto partì da qui, all'inizio del 1500, perché l'unica chiesa latina a Lecce era il Duomo. Muore il vescovo di Lecce, il suo successore arriva da Napoli, perché Napoli diventa capitale. E questo un signore napoletano, un nuovo vescovo, vede che l'unica chiesa latina è chiusa nella corte privata del vescovo. Per cui il primo intervento che viene fatto a Lecce, dei numerosi che renderanno poi la città occidentale barocca, parte proprio da qui, perché il vescovo la prima cosa che fa è proprio apre la corte per accogliere i fedeli, arricchisce l'ingresso dei personaggi e poi comincia a mantellare tutto. Vengono abbattute tutte le chiese greche, sostituite, vengono invitati tutti gli ordini religiosi che gli possono venire in mente e quindi diventa anche città convento. Aperta la piazza, la corte, perché questa è rimasta una corte, interviene sulla chiesa, ecco perché questa chiesa, questa nostra cattedrale, ha facciata due facciate, tra l'altro la più bella è questa. No. Guarda verso l'ingresso, ma è quella secondaria. Quella principale è quella. Guardate il tetto della chiesa, vedete che ha un impianto longitudinale, si sviluppa in lunghezza, quindi per forza questo doveva essere l'ingresso principale. Quello laterale fu arricchito più di quello principale, proprio perché era quello che ci si trovava di fronte entrando nella chiesa. E per rendere un effetto sorpresa, tipico del barocco. Santo Alonso in alto, Santo Alonso il nostro protettore, San Giusto, San Fortunato, poi vi racconterò la loro storia. E poi venite di qua, c'è l'arco come casa del vescovo e ancora oggi è la casa del Sesso. E questo alle mie spalle nasce come seminario, poi a un certo punto assumere lezioni e oggi è ritornato. Su altri il 18°, allora io rimando sul generico e dico tra i 20, così perché sennò sì. In effetti era comunque un'altezza sufficiente per poter avere tutta la costa sotto controllo. Esatto, quindi veramente il popolo si è protetto da questo personaggio che era un pazzo della Roma, ha preso la città così bella come oggi. E
E il fatto che sia stato utilizzato come torre di controllo lo dimostra anche la distanza che c'è tra la chiesa e il campanile, che succedeva nelle città esposte, perché quando arrivavano i turisti avevano torre di controllo, erano i campanili, almeno per le chiese partendo da Otranto, vedete, anche poi moltissime delle nostre cattedrali nei paesi sono state rimaneggiate nel 1700, perché ci sono molte che dalla Sicilia nascoste a Roma, e molti campanili e chiese furono danneggiati, già che poi ne approfittavano per rifare spire, rimaneggiare, rimodernare, quindi hanno cambiato aspetto, ma in origine la maggior parte erano distaccate per questa funzione, sempre nelle località più esposte. Allora, signori, entriamo così da poter vedere gli altari alle mie spalle. Metto il fatto. E c'è poi il barocco, si trova nelle cappelle, perché lì le famiglie spendevano i soldi nelle loro cappelle private, che però nelle chiese erano le vetrine, spendevano pure nelle loro case, ma di più qui, perché qui le vedevano tutti. E quindi qui, non qui nel senso a Lecce, nel Trento, ma ovunque, la committenza era lì. Infatti noi nelle chiese troviamo i grandi capolavori, no? E vabbè, pure nei palazzi privati. E qui poi si sbizzarrivano, perché poi ogni famiglia aveva la cappella diversa, ma si faceva a gara a chi la apriva in maniera più magnificente. Pensate che già così queste sono altari riccamente decorati. Pensate che un tempo tutte le superfici, se date un colpo d'occhio, tutte le superfici che vedete con la pietra leccese a vista erano tutte ricoperte di oro e colori. Per gli antichi un altare così era incompiuto. Per essere finito doveva essere coperta. L'altare di San Giovanni Battista ci dà un'idea di com'era tutta la chiesa. Oro e colori ovunque. Poi nel 1700 il barocco non si usava più. C'è il periodo dell'illuminismo, il neoclassicismo. Questo barocco non si può digerire troppo. Allora le famiglie o smantellano e ricostruiscono in stile neoclassico, oppure rimaneggiano, cercano di alleggerire i toni e quindi coprono questi eccessi con strati di pittura. Rimuovono tutte le parti centrali che sono le più cariche, infatti su tutti gli altari manca la parte centrale, sostituita con gli inserti in marmo in stile neoclassico. Gli strati di pittura che poi vengono rimossi dai restauratori oggi sotto non hanno lasciato più niente, che secoli di mancata manutenzione, incuria, umidità di risalita. E quindi quando oggi restauratori ripuliscono le superfici da questi strati di pittura che dovevano dare l'idea del marmo, della purezza del marmo, e insomma quello che rimane sono tutti gli eccessi plastici su queste superfici, dovuti, come abbiamo detto, anche alla morbidezza della pietra. Questo baldacchino con il presepe, sopra c'è l'adorazione dei pastori, tutto pietra leccese. Pastori e rumaggi, vedete, arrivano a cavallo, non arrivano sui cammelli, perché qua cammelli non ce n'erano e questo scultore non li aveva mai visti, non sapeva come fossero, e quindi ci si arrangiava come si poteva. E era tutto colorato anche questo. I capitelli hanno mantenuto anche le policromie. E poi andiamo di là così vediamo qualcos'altro. Allora, signori, questi sono gli altari più importanti nei bracci del transetto o dopo quello maggiore. Uno è dedicato a Santo Lorenzo e uno è dedicato alla Madonna, a cui è dedicato anche la chiesa. Ora parleremo del nostro protettore, Santo Lorenzo Vescovo. Secondo la tradizione, Santo Lorenzo visse nel primo secolo dopo Cristo, sotto il Perone. Erano i primi pagani che si convertivano al cristianesimo. E lui, mentre viaggiava, come la storia di San Paolo, no? Se non sbaglio, sulla via
Ecco, così pure Santo Ronzo a cavallo incontra San Giusto, discepolo di San Paolo, che lo converte al cristianesimo. Dopo la conversione, San Paolo in persona lo fa vescovo, quindi lui diventa il primo vescovo del Salento. Salento va da Ostuni a Leda. Se è andato a Ostuni, trovate Santo Ronzo. Diventa il primo vescovo, quindi comincia a predicare, a convertire a sua volta, pagando, recandosi nei tempi. Quindi il primo secondo dopo Cristo c'era un tempio pagano. E secondo la tradizione, in questo punto del tempio, mentre predicava, fu raggiunto dai soldati, torturato crucemente, poi siccome erano santi, non morivano con le torture. E allora fu decapitato. Ma Santo Ronzo non morì neanche dopo la decapitazione. Raccolse la testa e con la testa in sotto braccio cominciò a camminare, percorrendo 5 chilometri. 5 chilometri a piedi, diciamo. Tanti erano santi, proprio lo stesso San Paolo. Decollato dentro Roma e la chiesa arrivò, e la testa arrivò fuori, cioè la chiesa di San Paolo fuori le mura. E figuriamoci se noi potevamo farci mancare la chiesa di Santo Ronzo fuori le mura, non ce l'abbiamo pure, no? Appunto a 5 chilometri dalla città. C'è un'altra versione che ci dice che lì fu decollato e che rotolando la testa arrivò proprio qui. Dove c'è questa immaginetta piccola di Santo Ronzo? Sotto questo pilastro ci sarebbe la capo di Santo Ronzo. No, la testa di Santo Ronzo. Dove stava decapitato? A 5 km dove c'è questa chiesa di Santo Ronzo fuori le mura. Allora, il discorso ovviamente quando c'è la devozione, la fede, uno domanda, non è vero. Però se proprio uno vuole fare, si potrebbe pensare che magari dopo una decapitazione un corpo poteva pure fare uno, due, tre passi. Quei uno, due, tre passi diventavano 5 km nella tradizione orale, popolare. Quindi magari erano pure prodigi, cioè potevano pure sapere di prodigi credibili anche, però poi nella tradizione poi si amplifica e diventa una storia un pochino meno credibile, no? Certo, i prodigi e questi personaggi li facevano in moltissimi casi e poi si sente parlare di varie torture, vari martiri, e questi non morivano, non morivano. Molti santi, vedete, su un libro dice che è stato cucinato, su un altro libro dice che è stato perché magari li provavano prima con un sistema, poi non morivano, li scorticavano, non morivano, li cucinavano e alla fine poi li decollavano e manco così, certo. In particolare i santi cefalofori, cosiddetti cefalofori perché portatori di teste, quindi era proprio la loro caratteristica. Questo quindi è l'altare ufficiale dedicato a lui. Infatti vedete che è anche l'utilizzo del materiale, non è pietra d'accesa ma in marmo, cioè è pietra d'accesa ricoperta da polvere di marmo, scarti utilizzati così in maniera insomma spettacolare, pensate, con gli scarti riuscire a realizzare una macchina del genere, vuol dire veramente che ci si sapeva fare, ci si arrangiava quello che si aveva. Le uniche cose di marmo qui dentro sono le balaustre, per il resto è tutto o dipinto, marmorizzato a pennello, oppure fatto con la tecnica della scandiola o addirittura con le polvere. L'immagine di Santo Ronzo, lui vestito da vescovo, mentre protegge Lecce in basso a destra, ai suoi piedi la palma del martirio, la lama con cui fu decollato e a sinistra l'idolo di Zeus ridotto in frantumi, perché quando passava Santo Ronzo gli si sgretolavano gli idoli pagani ai piedi. E poi no, abbiamo visto San Giusto, San Fortunato, il nipote di Santo Ronzo, le iscrizioni celebrative che non ne doveva leggere nessuno. E sopra sopra infatti c'è la lupa con il leccio, il nostro simbolo civico, in modo tale che tutti potessero capire che era l'altare del protettore della città. Quindi molto spesso il protettore compare nel simbolo civico.
prima di spostare il simbolo del barocco, assoluto. Quando si entrava ci si trovava questo altare alla fine della navata. Oggi c'è un altare che neanche si nota, quindi bisognerà sforzarsi di immaginare com'era l'impatto con questa meraviglia. E poi passando uno sguardo all'assunta, la Madonna, a cui è dedicata una bellissima pittura che sta dietro l'altare. Se volesse sentire che dico che era una casa chiusa, arrabbia moltissimo, perché da quando si è diffusa questa voce la molestano continuamente, lei la figlia, tanto che lei l'ha fatta di nuovo. Poi i ricesi si sono ribellati, perché ci sono persone, e il sindaco l'ha costretta a non riparlo, quindi la deve tenere di per forza. Questa qui è proprio questa in basso, al centro, vedo che il simbolo del fuoco battuto. Ah, sì. Fino alla fine del 1600 era lei la protettrice, poi è stata sostituita da Santo Rosso, che fu appunto ripescato dalla tradizione antica come primo vescovo e proposto come nuovo protettore proprio per sostituire Sant'Irene, per una serie di motivi. Allora vedete che c'è scritto a lettere cubitali Irene, Virgini et Martiri, e qui a sinistra c'è scritto Lupienzi, un patrono, patrona di Lecce, che anticamente veniva chiamata Lupienzi. E per chi non sapeva leggere, Sant'Irene è la lupa con il leccio. Mi sembra una pecora, perché evidentemente è anche questo scritto che non ce l'aveva il prossimo, il lupo, per fare il fatto bene bene. Un modello, Vedete che a piedi di Sant'Irene, da sotto al vestito, sbuca una mano. La vedete? Che tiene una coda. La coda della lupa e la mano di Sant'Irene, che no, rafforza il legame, il simbolo, la santa e la città. E adesso, signori, visto che aperte, dove si scava si trova qualcosa. Qua lo scempio è stato fatto dopo, quando perché qua hanno aperto tutta la piazzetta, un intero quartiere hanno scoperto, di origine addirittura forse messapica, terzo secolo avanti Cristo. E poi hanno richiuso, non avevano i soldi, hanno richiuso, hanno lasciato queste bocche da cui si dovrebbe vedere sotto. In realtà si è creato un effetto serra con questo intervento. Bellissimo, andateci alla casa museo Faggiano. Siamo stati. Allora, voi che siete stati potete confermare, è bellissimo. Io ci apporterei, ma non fa parte del giro. Poi comunque si pagano invece di 3 euro, ma sono 3 euro spesi bene, perché lì vedete le leggi sotterranee. Si trova sempre nel centro storico. Domani è chiusa? No, sempre qua. Casa Museo Facciano. Faggiano. Si vede bene quello che vuoi. Questo è il simbolo del barocco. Il rosone, non proprio tutta la facciata, il rosone in particolare. Perché se guardate il primo ordine non è così carico come il secondo. I lavori cominciano nel 1500 e finiscono nel 1600, il secolo del barocco, e quindi è sopra che si arricchisce. Ha una ricchezza di riferimenti simbolici incredibile, ci sono riferimenti al paganesimo, al cristianesimo, al Vecchio Testamento, al Nuovo, alla Cabala ebraica, alla massoneria, e anche ci sono le facce degli architetti che lavorano sulla facciata della chiesa. E che perché l'ultimo architetto, Cesare Penna, che chiuse i lavori, volle rappresentare se stesso e i colleghi che l'avevano preceduto. Ne abbiamo persi 2, non ce ne avevamo accorti. E quindi cosa fece? Fece il suo ritratto e quello dei colleghi. Però penso bene di rappresentare se stesso
di profilo con un naso enorme, mentre i colleghi che l'avevano preceduto furono era un riferimento agli attributi sessuali. Sì, pensate che si presuntuosi, questi architetti che presunzione. In particolare Cesare Penna, no? Che pensa non solo di rappresentarsi sulla facciata della basilica, ma pure con questi riferimenti. E allora cerchiamo di leggere un pochino questi simboli. Intanto vedete la tripartizione della facciata dovrebbe rappresentare l'inferno, il purgatorio e il paradiso. L'inferno è rappresentato da queste figure tagliate. A destra sono soldati turchi, per noi erano l'inferno. Poi il purgatorio rappresentato da San Benedetto da Norcia e San Pietro Celestino, e poi il paradiso rappresentato dalla croce a cui è dedicata la basilica, che non si vede perché c'è l'impalcatura. Ora cerchiamo di vedere qualche simbolo. Per esempio, allora vi faccio vedere le facce degli architetti. Allora, guardate il rosone e vedete che è iscritto in un quadrato. Vedete? Sì. Ora guardate come se fosse il quadrante di un orologio. Alle ore 9, 9 meno 20, fuori dal rosone, tra il rosone e il quadrato. Il nasone. Avete visto il profilo con il nasone? Sì. Proprio fuori dal rosone, fuori. Sì, dico. Sì. Avete visto tutti? Okay. E chi non l'ha visto, si può fare un altro percorso. Guardate il rosone iscritto nel quadrato. L'angolo in basso a sinistra, dietro la rete, c'è un fiore. Sì. La foglia che sale, alla fine della foglia c'è il nasone. Vedi che c'è come una bocca, è un profilo. Vedi che c'è un profilo. Vai su, da fuori, vedi da fuori. Se non è il profilo. Ecco gli strumenti. Hai visto? Lo vedi? E quello è Cesare Penna. Poi guardate a luna. Vedete alle ore 1 che c'è una testa più piccolina. Sì, con un naso microscopico. Ora guardate, avete visto tutti questa? Questa è più facile. Ora guardate sopra il rosone, sopra le colonne, sopra i capitelli, quella fascia che prende tutta la facciata della chiesa, da sinistra a destra, quell'architrave piena di angioletti che reggono vocali e consonanti. C'è scritto Don Matteo Napoli. Napoletano. Che anche lui veniva da Napoli. Quindi si è firmato sulla facciata all'anima della firma. Ora guardate tra le T e la E e vedrete una testa. Si vede poco. Si vede poco tra la T e la E. Le T al centro, proprio al centro sopra e la E a destra. Sì, c'è una testa. Sì. Due angioletti. In mezzo a quei due angioletti c'è una testa. Sì. L'avete vista? Sì. Guarda, chi è Marco? È sempre un altro. Allora, gli architetti qua sono stati in quei 5 secoli, nell'arco di questo secolo e mezzo, diciamo, hanno avuto il monopolio della scena. E quindi Cesare Penna, Zimbalo, Senior, Junior, Riccardi, il Manieri, il Cino, sempre loro sono. Che si trovano non solo qua, ma ovunque ci siano meraviglie nel Salento, meraviglie barocche, sono della mano di questi 4, 5, 6 massimo signori. Un po' come oggi, il più e il meno. Praticamente. Sì. Ecco, allora poi vediamo i simboli massonici. Tra la M e la A vedrete il compasso. La A è uno squadro e le T sono due martelli. Sì.
Ok, ora iniziamo.